Salve a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video. Allora, niente polvere fumetti oggi, finalmente parliamo di bei fumetti. Settimana scorsa abbiamo parlato proprio in polvere e fumetti di Marvel Legacy, il volumetto brossurato che finalmente Panini Comics ha portato in Italia e che segna finalmente l'inizio anche proprio nel nostro paese di questa dell'arrivo di questa iniziativa proprio proposta dalla Marvel Comics nel corso dell'ultima parte praticamente del 2017, dell'anno precedente. A differenza di quasi tutti gli altri volumetti che fanno proprio un po' come Legacy un'introduzione, una panoramica su quello che sarà poi il futuro delle testate proprio della Casa delle Idee, questo volumetto qua è molto particolare perché segna anche un po' un punto focale anche proprio della storia editoriale della Marvel, in quanto l'allora editor in chief Axel Alonso ha praticamente lasciato la direzione della Marvel, tutta la Marvel Comics, in mano a C.B. Cebulski, proprio il capo, fondamentalmente l'editore in capo, appunto quello che decideva un po' tutte le trame, come muovere insomma le varie fila della Marvel, anche non solo dal punto di vista delle storie ovviamente, ma anche proprio dal punto di vista editoriale, appunto ha cambiato questa figura, lasciando appunto il posto a C.B. Cebulski. Quindi insieme a Legacy, che sono praticamente gli ultimi, chiamiamo pure strascichi di appunto della gestione di Axel Alonso, avremo poi a fine anno anche in Italia e fra qualche mese proprio in America il Fresh Start, ovvero un rilancio delle testate con dei team creativi veramente molto molto interessanti, di cui sicuramente parleremo magari nei prossimi mesi, visto che sto cominciando già a leggere qualcosina, chissà che magari non riesca a già parlarvene un pochino prima ancora che arrivi in Italia. Ma parliamo di Legacy. Che cos'è appunto Legacy? Vi ripeto, è un volumetto che fondamentalmente non fa altro che introdurre quello che sarà il futuro delle testate appunto della Marvel, appunto dell'attuale Marvel, con però un perno, un fulcro attorno a cui girano tutte queste altre testate, ovvero i Vendicatori del 10.000 avanti Cristo. Una di quelle cose che quando sono state annunciate mi hanno veramente gasato a bestia, perché appunto andiamo veramente tantissimo indietro nel tempo, quando soltanto gli uomini scimmia camminavano appunto sulla terra, e appunto facciamo la conoscenza di questi Vendicatori del 10.000 avanti Cristo, che altro non sono che fondamentalmente versioni antichissime dei personaggi Marvel più in esposizione, più esposti, o che sicuramente avranno un ruolo importante nel corso del prossimo futuro, e anche alcuni dei quali saranno anche proprio protagonisti di una nuova squadra di Vendicatori che vedremo, che di quella qui testate già iniziate in America, appunto, che vedremo, ripeto, in Italia a novembre. Abbiamo Odino, abbiamo la Fenice, abbiamo Agamotto, abbiamo l'Iron Fist, diversi altri personaggi appunto del mondo Marvel, appunto rivisti in questa visione un po' preistorica, diciamo pure così, appunto, che devono far fronte a una minaccia questa minaccia misteriosa che sembra a sua volta aver messo a rischio i Celestiali, che sono alcune entità, le entità forse più potenti di tutto l'universo Marvel, appunto, che vedremo come si interfaccerà anche con la loro versione presente, appunto, visto che c'è proprio una forte relazione fra questi Vendicatori vecchi e quelli nuovi. Non a caso è lo scrittore Jason Aaron, non solo lo scrittore di Legacy ma proprio anche della testata, che come fece su Thor, all'inizio proprio della saga di Thor il Dio del Tuono, la sua gestione, proprio vedevamo come rimbalzava tra un tempo e l'altro, tra passato, presente e futuro, mostrandoci appunto altrettante versioni di Thor. E sarà veramente molto bello, speriamo che queste varie versioni si intersichino l'une con le altre per appunto fronteggiare chissà questa minaccia comune, magari proprio in questi due livelli temporali, diciamo pure così. Ma appunto Legacy non è soltanto questa storia, Legacy in questo caso ci mostra tantissime altre storie, introducendo anche un minimo quelli che sono i cambiamenti dal punto di vista dei team creativi. Penso per esempio alla storia di Capitan America, dove vediamo Chris Samnee e Mark Waid appunto gestire questi ultimi numeri di Capitan America, con un Capitan America post Secret Empire, visto che è uscito da poco l'ultimo numero, eviterò proprio di fare spoiler, e appunto con al centro il personaggio di Capitan America profondamente cambiato, profondamente turbato dagli eventi appunto di Secret Empire, e per questo in cerca letteralmente della sua strada. Abbiamo sempre come al solito Jason Aaron e Russell Dotterman a gestione di Thor, abbiamo
sempre per esempio Dan Slott, e in quest'ultimo arco, nell'ultimo arco narrativo, scusatemi, Stuart Timonen, che ci mostrano un po' la situazione delle Parker Industries, ci mostrano per esempio Pantera Nera che addirittura vede spostarsi in qualche modo il Wakanda nello spazio. Vediamo che altro, il Doctor Strange e Iron Fist avere a che fare con una minaccia che si legherà poi a sua volta alla testata dei Vendicatori. Insomma, vediamo tutta questa serie di situazioni, diciamo pure così, che sono, non sono altro che la miccia che poi farà diciamo esplodere quello che sarà non solo Marvel Legacy, proprio questa le conseguenze di Marvel Legacy sulle varie testate, ma anche proprio il fresh start, appunto, anche quando arriverà anche da noi in Italia. Che dire, dal punto di vista grafico ci sono degli artisti veramente magistrali, oltre al fatto che Joe Quesada disegna questa bellissima copertina che avevo già fatto vedere, ma merita nuovamente la vostra attenzione, bellissima, fold up. Tutte le copertine, tra l'altro, variant di questo volumetto sono bellissime. C'è questa, c'è quella di Mark Brooks, c'è quella di Ribic, che a me piace un sacco, come sapete. Insomma, c'è Ribic, c'è uno Steve McNiven che a me non è piaciuto molto, devo dire, è uno dei miei disegnatori non preferiti, ma uno di quelli che oggettivamente preferisco di più, che comunque, di cui comunque riconosco la bravura, ma qui devo dire che non mi ha entusiasmato più di tanto. C'è veramente tantissima altra gente, vi ho già citato Sam Nee, c'è Ed McGuinness che disegna la testata dei Vendicatori, ma che qua invece è nel ruolo di disegnatore di questa pagina dedicata a Deadpool, c'è Pepe Larraz che si occuperà invece della testata dei Vendicatori proprio, che uscirà praticamente il mese prossimo, a giugno. Che dire, c'è Alex Malev che disegna invece quella di Iron Man. C'è un ritorno, tra l'altro me ne sto dimenticando, un ritorno molto molto gradito che sicuramente farà piacere ai più, rivedere finalmente questo personaggio, che però non è che rientrerà proprio immediatamente nella testata Marvel, nelle testate Marvel, ma avrà una sua graduale ritorno, e lo vedremo proprio in questi numeri. C'è Mike Deodato. Veramente c'è un fottio di gente. C'è già anche un primo accenno, c'è Daniela Cugna per quanto riguarda proprio Pantera Nera. C'è anche un primo accenno a quello che sarà il primo evento vero e proprio del Marvel Fresh Start, che sarà Infinity Prime e Infinity, mi pare un'altra, Infinity War, no, proprio Infinity Prime, mi pare, stavo per dire una stronzata. Appunto, il primo evento che sarà caratterizzante del Marvel Fresh Start. Insomma, ci sono veramente tutti i semi per poter cominciare anche a leggere adesso i personaggi Marvel, ma anche per già una visione futura di quello che sarà l'universo Marvel tra qualche tempo, tra qualche mese. Tra l'altro, di questo volume è stato fatto anche un'edizione cartonata che presenta dentro anche tutte queste primer pages, che sono fondamentalmente le origini o comunque le storie dei personaggi Marvel, quindi è perfetto per chi volesse iniziare in maniera più approfondita, in maniera più, diciamo, hardcore, a leggere e a conoscere i personaggi Marvel. Ci sono anche degli editoriali, insomma c'è veramente tanta tanta roba. Tra l'altro importante anche ricordare che non ci saranno dei cambi, come citavo prima, per esempio nel discorso dell'editor in chief, non ci sono dei cambi della Marvel solo da questi punti di vista, ma anche per esempio da un punto di vista puramente organizzativo. Per esempio le testate vengono renumerate tutte quante, praticamente non ci sarà più la numerazione anche dai nuovi inizi, diciamo pure così, ci sarà sempre comunque una numerazione fissa. L'abbiamo visto anche nelle testate italiane, abbiamo visto che ritorna questo box con le teste dei personaggi che sono presenti all'interno del volume, c'è un cambio anche per quanto riguarda proprio la sezione, però questo più è un discorso italiano, bisogna dirlo, la sezione degli editoriali, ve l'avevo già fatto vedere, cambia proprio anche l'interfaccia, la grafica con cui questi editoriali vengono proposti. Insomma, veramente, che tra l'altro sono molto indicati per chi volesse appunto raccapezzarsi un po' in tutto questo mondo. Insomma, è veramente un bel momento secondo me per avvicinarsi alla Marvel, visto che all'orizzonte ci sono delle cose molto molto interessanti. Quindi insomma non posso fare altro che consigliarvi assolutamente di recuperare questo volumetto, vale la pena. Tra l'altro avete anche questa doppia edizione per poter scegliere anche il modo migliore per con cui approcciarvi a queste storie. E niente, io mi auguro di avervi un minimo interessato, date un'occhiata come al solito in descrizione per trovarlo su Amazon, se volete acquistarlo dando un contributo anche al sottoscritto, se no potete trovarlo anche su Ho Visto Cose tranquillamente, potreste anche magari cercarvelo in originale americano, magari c'è qualche variant in particolare che vi interessa recuperare, insomma sicuramente lì potreste trovarla. In descrizione trovate anche tutti i link per arrivare come al solito ai miei contatti, ormai li sapete già, ci sono anche quelli per i link per arrivare ad altri fumetti che come al solito vi consiglio sempre di recuperare, che come sempre se acquistate tramite i miei link mi danno una piccola percentuale. Io ho finito, vi ringrazio e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao belli!